Allora, ciao ragazzi, benvenuti sempre in un nuovo video, sono sempre il vostro amico Splinter e stasera volevo parlare della serata hardcore, dello Servus Test, la serata hardcore che c'è stata. Allora, cominciamo da un punto. Se mi dovessi soffermare della serata, direi il video secondo me diventerebbe troppo corto. Mi soffermerò più che altro sui gruppi. Allora, cominciamo. I The Frog e i gruppi spada che c'erano, quindi The Frog, Danny Trejo, Minchions e Game Over mi sono veramente piaciuti un sacco. Sono stati spettacolari sia dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista del cantato. E lo stand, diciamo, dei gruppi spada che hanno suonato ieri, si sentiva, ma ai Game Over l'audio si era un po' si può dire smigato, regia? Sì, si può dire. Ok. Come detto prima, i Game Over l'audio era leggermente sminchiato. Allora, comunque, per chi non conoscesse i Game Over, sono una band italiana che ha suonato anche al Metal Fest dell'anno scorso e fanno speed thrash metal. Lo speed, come ho detto già tanto tempo fa, è il sottogenere praticamente del. No, il sottogenere è il thrash metal, ma molto più veloce. Molto più veloce. Con riff di chitarra molto più, diciamo, bisogna avere del tecnicismo per fare lo speed. Non lo speed, avete già capito, vero? Allora, invece parlando dei Suicidal Tendencies, allora, di Danny Trejo, la voce di Danny è veramente assurda in senso buono. È uno scream cattivissimo che secondo me non. Che è un terremoto continuo. Non so come definirla. È veramente. Dei tre. Non me l'aspettavo. Poi i tecnicismi dei tre chitarristi e anche della batteria mi è piaciuto tantissimo. Poi Danny è stato anche una persona veramente gentile, non dico si è fermato perché com'è che si smontare l'attrezzatura subito per i Minchions, quindi sì, Minchions o Minchions, Minchions poi, non mi ricordo, vabbè. Or dunque, per i Minchionos che hanno suonato subito dopo, però soffermarmi sui suicidi veramente, veramente, veramente bravi. Non me l'aspettavo. Un thrash speed hardcore, alcuni li definisco hardcore. Alla Anthrax, veloci ma anche velocissimi e anche un cantato splendido, un cantato, sì, un cantato alla Anthrax, diciamo. La cosa che mi ha fatto sorridere dei Suicidal è stato, vabbè, sì, quando il cantante ha invitato le ragazze sul palco, hanno fatto il pogo, ma ci sta, è libera scelta sua, ma secondo me ci sta durante un live, se uno ha paura di essere circondato dai fan, quindi ben venga.
Comunque l'organizzazione dello Sherwood è stata veramente brava, anche il prezzo del biglietto era veramente ottimo prezzo per essere una band di tutto rispetto i sinistri del Tennessee. Allora vi do un consiglio, se dovete mangiare a questi eventi qua, non prendetevi poca roba perché veramente il mangiare costa troppo. Poi ditemi nei commenti se per caso vabbè, a parte mangiare, vabbè, l'organizzazione, ottima organizzazione, l'audio buono, insomma, solite cose, non ci si può lamentare in questi festival, dai. Niente di particolare. Volevo fare questo video breve e vabbè. Invece per le altre persone che mi conoscono come gameplay, sì, riprenderò anche a fare quelli, ma voglio fare una cosa, le cose pian pianino, intanto sì, sto facendo queste recensioni per, diciamo, un pubblico per chi è appassionato, diciamo. Ragazzi, intanto io finisco qua. Domani sera penso che ci sarà una sorpresina per chi mastica un pochino di Minecraft, va bene? Sta zanzara. Mosca di merda, levate i coglioni.